Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che tratteremo all'interno di questa puntata. Depurazione industriale, abrogato l'emendamento finito nell'inchiesta CEU. Festa del 2 giugno, i consiglieri regionali vanno nelle scuole. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana la proposta di legge che cancella l'emendamento in materia di scarichi industriali delle concerie, finito all'attenzione della Direzione distrettuale antimafia fiorentina all'interno dell'inchiesta CEU. Al centro dei lavori d'aula dunque la discussione sulla legge numero 40. Il testo interviene in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e in particolare sulle disposizioni regionali che disciplinano la depurazione delle acque a carattere prevalentemente industriale. Devo dire che al di là di tutto quello che è accaduto, ovvero l'approvazione dell'emendamento circa un anno fa, nel maggio del 2020, la conferma dell'interpretazione di questo emendamento nel contesto legislativo da parte della Giunta, con una delibera dell'allora Giunta, quella che mi ha preceduto il 7 di agosto, l'atteggiamento molto rigoroso da parte degli uffici che hanno fatto sì che queste normative non trovassero applicazione durante quest'anno, ecco che io ho preso l'iniziativa durante il Consiglio regionale in cui discutemmo delle vicende del settore conciario di tagliare la testa al toro e con un provvedimento di legge abrogare quell'emendamento discusso. Questo rende la posizione della Regione Toscana molto chiara, molto trasparente, molto aderente a quelle che sono le normative nazionali in materia di rilascio di autorizzazione ambientale sui depuratori e al di là delle dichiarazioni di voto, delle opinioni, dei discorsi, delle interviste, il Consiglio regionale, la mia proposta, l'ha approvata all'unanimità e quindi ritengo di aver operato per il meglio nell'immagine che a questo punto la Regione Toscana può avere anche nei confronti di quello che è il profilo interpretativo in questa materia così delicata, ma su cui dobbiamo essere così rigorosi come è la tutela dell'ambiente. Innanzitutto noi dobbiamo ancora capire qual è stata la ratio per cui quell'emendamento è stato approvato, perché ancora ad oggi non ce l'ha spiegato nessuno. Io oggi in aula, come portavoce dell'opposizione, ho chiesto che il presidente della commissione d'inchiesta, appena nominata, la consigliera Elena Meini, audisca per primo proprio l'ex presidente Rossi, perché ci venga a spiegare le motivazioni della ratio politica, perché noi non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta, ma vogliamo capire politicamente qual era la ratio di quell'emendamento. Poi sarà la magistratura a dire se quell'emendamento l'ha scritto Pieroni, l'ha scritto un privato, l'ha scritto l'Andrangheta, ma noi vogliamo capire politicamente qual era la ratio di quell'emendamento. In più c'è un fatto anche molto grave, perché sembra che emerga una concezione un po' privatistica della cosa pubblica da parte del PD, in particolare da parte dell'ex presidente Rossi, che oggi dichiara alla stampa: il presidente Gianni mi doveva difendere in maniera più forte, perché alla base del consenso grazie al quale lui è stato eletto c'è la Giunta Rossi. Allora cos'è questa, una concezione privatistica della cosa pubblica? Stiamo scherzando? Questo è il PD che governa oggi la Regione Toscana si merita oggi questo? E poi c'è un altro aspetto che il PD sta cercando di fare scaricabarile sull'opposizione, che è inaccettabile, cioè il fatto di dire che noi stiamo sollevando la questione, che questo porta negatività nel settore conciario, e questo non è assolutamente vero. Sono presidente della commissione che ha dovuto esaminare questa proposta di legge che ci è arrivata dalla Giunta. Lo abbiamo fatto in due sedute, perché io ho ritenuto opportuno rinviare la prima volta, perché effettivamente le domande anche molto tecniche che venivano poste da alcuni commissari avevano bisogno di un chiarimento, perché poi a prescindere da come uno vota, che è chiaramente libero di esprimere in sede di votazione, io comunque devo mettere tutti in condizione di capire. Questo è l'obbligo che io mi sono data, mettere i commissari nella condizione di esprimere al meglio la propria votazione, consapevoli di quello che votano, e ho ritenuto durante la prima commissione che non ci fossero gli elementi di chiarezza che invece con la presenza del presidente Gianni, dell'assessore Monni e dell'avvocato Bora nella seconda seduta davvero è stato chiarito tutto. I commissari, fra l'altro, in quella seduta, così come oggi in aula, il provvedimento è passato all'unanimità.
con l'astensione di Fratelli d'Italia, se non erro, di alcuni componenti della minoranza per quanto riguarda il preambolo, perché per una serie di refusi che dicono essere ancora presenti nella norma. Però insomma c'è stata una bella discussione, c'è stato è stato tutto approfondito. Poi questi sono argomenti che danno spazio alla polemica politica, no? Quindi la minoranza ha il suo ruolo, i giornalisti hanno il proprio, e un mix che a volte può diventare micidiale per la comprensione della verità da parte del cittadino. La maggioranza ha tentato di sminuire quello che è successo, perché l'emendamento che è stato presentato lo scorso anno era un emendamento molto tecnico che si inseriva all'interno di una discussione avviata da anni. Rossi e l'ex assessore Fratoni hanno rivendicato di aver sempre detto di no a Conciatori. In realtà di no gliel'ha detto l'ARPAT, perché nel passaggio di competenze fra provincia e regione ARPAT verificò che Acquarno stava già scaricando oltre i limiti di legge e per questo impose sia la VIA sia soprattutto l'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale. Dopo quella decisione nel 2018 arriva una proposta di legge istruita per facilitare nuovamente gli scarichi e diminuire i controlli. Non abbiamo mai capito perché, l'abbiamo chiesto, la risposta non c'è stata, resta il fatto che anche in quell'occasione gli uffici dell'ambiente dissero che non era un'operazione corretta. Quell'operazione è stata ripetuta nuovamente nel 2020 con il famoso emendamento a firma di Pieroni e di altri, ma fortunatamente, sempre per l'opposizione degli uffici dell'ambiente della Regione Toscana, quella norma ha avuto un parzialissimo effetto, ovvero sia le aziende l'avevano richieste ma gli uffici hanno detto di no ed è nato un contenzioso amministrativo. Anche per questo, oltre a quello che ha impugnato la Corte Costituzionale di fronte alla Corte il Governo, noi abbiamo votato a favore dell'abrogazione di quell'emendamento, perché abbiamo scoperto con vari accessi agli atti che non era soltanto un problema di competenza con lo Stato, ma quell'emendamento era contrario alle norme costituzionali e alle norme comunitarie, cioè era una vera e propria violazione di legge. E soprattutto ci siamo astenuti sul preambolo della legge, perché nel preambolo non era riportato esattamente tutto l'iter che ho cercato di sintetizzarvi e in qualche modo non è stato messo il Consiglio regionale nelle condizioni di esplicitare al meglio la propria posizione. La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da 40 giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal Partito Democratico locale e regionale, del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza, in termini però un po' più enfatici, e soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta, cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione ma in altra sede, che sarà quella del Tribunale, del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma, come è stato definito anche dagli organi inquirenti. Ci sono delle giustificazioni da dare ai toscani, proprio perché in questo momento non si tratta soltanto di una fragilità di un sistema istituzionale che ormai l'intera Toscana vede come prono per certi versi ad interessi che non sono quelli pubblici, e non parlo soltanto di questo caso, questo purtroppo è quello che appare alle persone, ma soprattutto del perché si sia andati in questa direzione e soprattutto se il problema ambientale rischia di essere molto più grande di quel vaso di Pandora che è appena stato scoperchiato. Vorrei che fosse emerso chiaro che l'emendamento di cui stavamo parlando non è un emendamento che ha niente a che fare con il CEU, con eventuali collusioni con la malavita o il malaffare, ma che trattava e tratta degli impianti dei liquami, ripeto, del distretto industriale e una parte del distretto civile. Credo che possa andare anche a chiarimento di quello che è stato un iter coerente, che è stato richiamato quello che ha fatto la Giunta Rossi nel 2018. Nel 2018, di fronte ad un'istanza che è stata fatta dagli operatori del distretto, nel momento in cui si andavano a porre delle norme anche più stringenti attraverso la necessità di concedere, e quindi se ci fossero state le condizioni l'AIA, cosa che poi è avvenuta, quindi l'autorizzazione integrata ambientale, c'è stata una richiesta di poter
invece non andare verso questo regime. E la risposta, dopo un approfondimento di carattere tecnico, fu quella che la cosa non era possibile. Successivamente, dopo l'approvazione dell'emendamento in consiglio, abbiamo ad oggi tolto anche quell'aspetto che rischiava di essere un errore, proprio mettendo in discussione un impianto che è quello che consente di continuare ad avere gli impianti misti nella nostra regione. Il dato politico di oggi non chiude assolutamente la vicenda, perché c'è un'inchiesta che dice che quell'emendamento è ancora all'attenzione della magistratura e di chi ha anche altre competenze. Certo, rimaniamo basiti dall'assenza per ben 2 giorni del consigliere Pieroni, che continua a non metterci la faccia su un problema che lui, come primo firmatario, ha provocato, e abbiamo in discussione ribadito più volte che noi tutti siamo qui per condannare la mafia, ma dobbiamo anche fare in modo di non agevolare la mafia, portando emendamenti che non sono per il bene dei cittadini, ma che sono probabilmente per finalità personali, politiche, che noi riteniamo inaccettabili. Noi, come si ricorda, quell'emendamento non l'abbiamo votato, arrivo in fondo, nessuno aveva avuto all'epoca la premura di illustrarcelo, e è stato inserito in quella legge che poi è stata impugnata. La Giunta ha provato a difendere la legge con delibera che dava mandato all'avvocatura in quel senso, e siamo arrivati ad oggi, quando in realtà potevamo tranquillamente cancellarlo ieri, quell'articolo 13 bis. Qual è quindi il dato? Il dato è politico: il PD cerca di nascondere sotto il tappeto e magari di frenare una palla che vediamo scoppiata in questi giorni di spaccatura interna, portando in aula questa legge. Coinvolgere direttamente le studentesse e gli studenti che si avviano all'esame di maturità in una riflessione sui valori della Costituzione e dello Statuto della Regione Toscana. Il Consiglio regionale ha ristampato insieme i 2 testi fondamentali in una nuova pubblicazione, che sarà distribuita nelle scuole e che i consiglieri porteranno personalmente in tanti istituti. Questa è l'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Toscana in vista della Festa della Repubblica del 2 giugno. Sono davvero felice di poter dire che quasi tutti i consiglieri regionali hanno dato la propria disponibilità per andare in una classe, in una scuola della Toscana, a distribuire quello che è il nostro pensiero, il nostro dono ai ragazzi che si stanno maturando. Poco fa il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale mi ha detto che quasi 100 scuole della Toscana saranno insieme a noi, parteciperanno in streaming all'evento, e questo è un bel modo con cui noi, come Consiglio regionale, come istituzione, vogliamo ancora con più forza raccontare, rappresentare quello che è stato, la fatica che c'è stato per arrivare alla nostra Costituzione, al nostro Statuto. Le scuole della Toscana sono da sempre particolarmente attente, sensibili a sviluppare le tematiche della legalità, dei diritti fondamentali della persona, della Carta Costituzionale, e questa iniziativa quindi va nella direzione di implementare ulteriormente il livello di sensibilità e di attenzione che il sistema scolastico toscano dedica a queste importanti tematiche. È nata in condivisione con tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza ed è stata appoggiata dai colleghi di praticamente tutti i gruppi. Questo è veramente bello, perché festeggiare insieme la scuola e le istituzioni, portando ai ragazzi insieme, pensiamo, sia la Costituzione Repubblicana sia lo Statuto della Regione Toscana. Altro segnale fondamentale: si riparte tutti insieme, soltanto una azione sinergica dal punto di vista istituzionale e forte con la presenza può veramente essere determinante per la ripartenza. È corretto che noi, come rappresentanti dei cittadini toscani, possiamo divulgare questa iniziativa, condividerlo con le nuove generazioni, a una generazione che appunto si appresta a fare l'esame di maturità, per il quale noi chiediamo che con forza possa essere fatto in presenza, e magari questi ragazzi possono anche essere vaccinati e nello stesso tempo possono essere fruitori, artefici, protagonisti del loro futuro, loro stessi che hanno sofferto più di altri, a mio avviso, il lockdown e questo anno così complesso, e questo possa essere un segnale di riscatto, di libertà, come lo è stata
la Costituzione italiana dopo la guerra. Abbiamo promosso insieme ad AMPI, insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, insieme all'Università Toscana, insieme agli Istituti Storici della Resistenza ed altri soggetti come il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema, come la Domus Mazziniana ed altri, proprio un protocollo d'intesa che vuole promuovere la conoscenza e l'approfondimento della Costituzione all'interno delle nostre scuole. E da Palazzo del Pegaso è tutto, questa era la nostra ultima intervista. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.